Vittoria Pilsen-Inter 0-2. Che dire, ragazzi, una partita che praticamente non è mai stata in discussione. La partita di oggi, insomma, l'Inter nettamente superiore, anche se fino al 2-0 ero un po' preoccupato, perché sono le classiche partite dove tu dai tutto, sei nettamente superiore, il tuo avversario non fa un tiro in porta, però se tu poi la partita non la metti in ghiaccio, come poi abbiamo fatto con il bel gol di Dumfries, il bel contropiede di Dumfries, insomma ci vuole poco, un calcio d'angolo, una punizione, una palla deviata, insomma, e mandi a puttane, si può dire, una partita dove tu praticamente hai nettamente dominato. E di fatto Onana oggi probabilmente non si farà nemmeno una doccia, ha fatto giusto un paio di parate, ma veramente poca roba. Detto questo, molto bene anche questa, esattamente come la vittoria in campionato col Torino, una vittoria che ci voleva. Inanelliamo vittorie, anche se diciamo anche oggi non è che abbiamo fatto sta super partita. Chiaramente, ripeto, l'avversario era quello che era. Se vogliamo andare un po' a vedere i singoli, Correa è qualcosa di imbarazzante, ragazzi. Veramente sembra che, non so, giochi per farci un piacere. Abbiamo avuto un paio di contropiedi dove lui doveva essere cattivo, andare con cattiveria, era lì che zompettava, sembrava che stesse ballando il tango. Boh, non lo so. Gosens non mi è dispiaciuto, sicuramente ci aspettiamo di più. Molto bene anche l'esordio di Acerbi, che secondo me in mezzo alla difesa ha gestito bene. Ma devo dire che la squadra, un po' tutti non mi sono dispiaciuti, tranne, ripeto, Correa, che è qualcosa di imbarazzante, secondo me. Fa tutto come se fosse dovuto, non c'è cattiveria in quello che fa, non c'è cattiveria in quello che fa. Mentre tutti gli altri corrono, cercano di dare il 100%, lui sembra, non dico che non si impegni, però, ragazzi, è qualcosa veramente di, non lo so, di qualcosa di quasi estraneo alla squadra. Cioè non è cattivo, non ha boh, non lo so, un paio di c'è cosa dove quel bel contropiede, dove secondo me lì uno forte deve puntare, dribblare con cattiveria e calciare in porta, si è fatto togliere la palla come se fosse l'ultimo dei coglioni. Boh, non lo so, davvero. Io credo che questo ragazzo qua o si dà una sveglia o qua arriveremo a rimpiangere Sanchez. Cioè, rendiamoci conto, qui arriveremo a rimpiangere Sanchez, perché Sanchez, secondo me, quando entrava con più cattiveria, entrava con più, quando giocava con più cattiveria. Comunque, nonostante Correa abbia fatto la partita che dovevamo fare, dovevamo vincere, Onana sono contento che abbia di nuovo giocato, se l'è meritato. Quelle 2 volte che è stato chiamato, niente di clamoroso, però ha risposto presente, e si vede che comunque dà anche lui sicurezza al reparto. Bene, adesso insomma è stata anche una partita, loro sono rimasti in 10 su un fallaccio di Barella, è stato espulso il loro giocatore. Diciamo che anche dal punto di vista fisico non abbiamo dovuto consumare chissà quante energie, e questo è molto importante perché domenica pomeriggio abbiamo una partita difficilissima, difficilissima con l'Udinese, che è in forma, una squadra che corre, una squadra fisica, una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. E speriamo, perché come ho detto nel video dopo il Torino, sarebbe importante riuscire ad andare alla sosta con 2 vittorie in campionato. Speriamo, speriamo, speriamo. Potrebbe andare in panchina Lukaku, ma queste sono tutte cose che lo capiremo nel corso della settimana, insomma, in avvicinamento alla partita. Quindi, ragazzi, che dire? Molto bene, sono contento. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vittoria Pilsen, veramente poca cosa. Ora, a livello di girone di Champions, speriamo che il Bayern batta il Barcellona, perché tra le due, non dico che il Barcellona sia facile da battere, non fraintendetemi, non sto dicendo questo, però mi sembra una squadra un po' più fragile rispetto al Bayern Monaco. Quindi se il Bayern Monaco oggi vince e va a 6 punti, noi restiamo a 3 con il Barcellona, e secondo me è più giocabile, passatemi questo termine, tra tantissime virgolette è più giocabile. Quindi vediamo bene. Ovviamente poi noi dovremo fare altri 3 punti con il Vitória Pilsen, quindi fare i 6 punti con la squadra più debole del girone.
e da lì poi capire cosa ne sarà di noi, di cosa ne sarà di noi di questa Champions League. Però adesso la Champions League va in archivio fino a data da destinarsi, fino al rientro dalla sosta. Bisogna pensare assolutamente al campionato e di conseguenza provare a fare un'altra vittoria contro l'Udinese, che non sarà assolutamente facile. Quindi per il momento, ragazzi, io vi saluto, ci rivedremo domenica per il post partita di Udinese Inter, se non sono lavoro, eventualmente poi comunque il video cercherò di farvelo comunque. Per il momento ottimi tre punti e, come sempre, prima di salutarvi, forza, forza, forza Inter.